Secondo la legge, la pubblica amministrazione deve essere in grado di accettare pagamenti digitali da parte dei cittadini. A che punto siamo in questo percorso? Dunque, il percorso prevede che le amministrazioni siano obbligate a seguire queste procedure. L'obbligo dovremmo confessare che è già partito da giugno 2013, ma noi abbiamo previsto un processo di accompagnamento alle pubbliche amministrazioni che si deve concludere entro il 2015. In questo processo le amministrazioni debbono presentare la propria adesione in modo tale che la nostra agenzia possa assisterle nelle fasi, diciamo, di messa a punto delle loro tecnologie. Noi stiamo facendo un programma con le regioni per proprio dare assistenza sul territorio. Le regioni si stanno proponendo come intermediari, per cui stanno realizzando dei sistemi, generando con le logiche del riuso il riutilizzo delle procedure già fatte dalle regioni che sono più avanti, in modo tale che questo processo sia il più veloce possibile. Quindi diciamo che questo sistema, come può stato pure quello della fatturazione, rappresenta nei fatti il vero cambiamento della pubblica amministrazione, perché si sta adoperando un'architettura di messa di sistema e anche di modalità con cui il sistema si propone poi di realizzare le varie attività, che è molto diversa dal passato. La pubblica amministrazione non propone delle norme e poi lascia che chi le deve attuare debba pensare per proprio conto. Pensa le norme dopo aver creato il progetto, e nell'ambito del progetto sono previste anche queste fasi di accompagnamento e di monitoraggio. La nostra agenzia ha proprio questo ruolo, quello di governance dei progetti a livello nazionale, perché il tempo di attuazione sia definito e programmato. E certo, quindi per non arrivare, come abbiamo fatto nel passato, a questa situazione dell'Italia a macchia di leopardo, dove solo qualche best practice è riuscita a raggiungere il risultato, ma tutto il resto poi ha disperso le iniziative che erano state lanciate dal governo. Il governo vuole, dando delle priorità, creare delle condizioni in cui un fenomeno sia realisticamente applicato su tutto il territorio, e in questo anche ridisegnando ruoli e funzioni. Quindi in questo senso il nostro ruolo, che è quello di ente braccio operativo del governo perché i propri progetti vanno avanti, quello delle regioni, che non debbono più fare azioni tra di loro in parallelo, ma che si propongono come anelli di una catena, e quindi creando quella interazione con la struttura territoriale e creando servizi centrali alla struttura territoriale, in modo tale che si risparmino anche costi e tempi di attuazione e ci sia maggiore ragionevolezza nel raggiungimento del risultato. Stiamo lavorando con tutte le regioni e c'è una grande diciamo, volontà di partecipazione, perché ormai questi concetti sono condivisi anche da tutte le amministrazioni. C'è quindi ottimismo sul rispetto della scadenza del 2015? E quali sono le amministrazioni modello? Dunque, l'ottimismo è dettato proprio da questa grande determinazione e anche da questo impegno del governo. Le preoccupazioni sono il numero elevato di amministrazioni con cui operiamo. Le regioni più avanzate in questo momento sono il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana, che il Veneto ha già concluso i primi pagamenti, l'Emilia Romagna e la Toscana stanno finendo gli ultimi collaudi, ma a seguire ci sono già le Marche e il Lazio che riutilizzando rispettivamente una la piattaforma dell'Emilia Romagna, le Marche, e la Toscana e il Lazio la piattaforma della Toscana, sono già pronte per partire. A seguire stanno già operando il Piemonte, la Lombardia, la Liguria, e quindi c'è un grande fermento nel attivare i propri programmi di lavoro.